Cari amiche e cari amici, prima di parlare di Émile Zola, che merita la nostra attenzione e sotto certi aspetti anche la nostra ammirazione perché fu indubbiamente un grande studioso, però c'è da dire una cosa. In questa playlist ho già parlato degli screzi che ci furono tra Evola e Elmir Zola. La debolezza delle opere di Zola sta proprio nel fatto che Zola si occupa molto di tradizione, scrive un libro che tra l'altro io consiglio anche di leggere, Che cos'è la tradizione, perché è molto scorrevole, molto più facile ad esempio rispetto ai libri scritti da Evola. Scrive libri sulla filosofia perenne e cita Guénon, cita Kumarasvami, cita tutto il citabile tranne Evola. E questo veramente è una mancanza di professionalità. E mi spiace molto dire questa cosa, ma purtroppo è la realtà, anche perché Evola muore nel 74. Émile Zola muore nel 2002 e a distanza di decenni nei suoi scritti non ha mai nominato Evola. E questo purtroppo è la solita storia legata all'ideologia, perché anche se andate a ricercare che scrive ad esempio Umberto Galimberti dopo la morte di Zola, vedrete che parla del tradizionalismo, nomina anche lui Guénon, ma non nomina mai Evola, che è stato importante al pari di Guénon o subito immediatamente dopo Guénon per quanto riguarda questi studi, non è nominato per motivi ideologici. Questa è veramente una cosa molto squallida. Detto questo, Zola nasce a Torino nel 1926 da due artisti. Il padre è un pittore, la madre è una pianofortista, una musicista, e trascorre l'infanzia tra Parigi, Londra e Torino, quindi impara molto bene l'inglese, il francese, l'italiano e successivamente il tedesco e lo spagnolo. È uno studioso di letteratura anglo-americana, un saggista autorevole e un grande conoscitore delle dottrine esoteriche, di questo bisogna dargli atto. Insegnò all'Università di Genova, poi a Roma, vinse un premio Strega nel 1956 ed è stato veramente uno degli ultimi difensori della tradizione contro il mondo moderno. Diciamo che è stato l'ultimo difensore della tradizione tra questi personaggi autorevoli come appunto Kumarasvami, Guénon e gli altri che ho nominato nei video precedenti. E proprio perché diventa un grande studioso della tradizione, si interessò molto all'Oriente e divenne testimone di questo sapere tradizionale di cui l'umanità si è alimentata, come abbiamo visto nella playlist, ancor prima che Platone inventasse per l'Occidente la logica, fissando così le basi con cui ancora oggi noi ragioniamo e comunichiamo. Aristotele aveva chiamato il suo testo sulla logica organon, che significa strumento. La logica è uno strumento per la comunicazione, null'altro. Nietzsche era stato severissimo rispetto alla logica, o meglio, lui ne parlò dicendo che non ci saremmo mai potuti incamminare noi uomini su sentieri della verità se prima non ci fossimo liberati di quella servetta che è la grammatica. E la grammatica è parente stretta, ovviamente, della logica. Lo stesso Heidegger lamentava la povertà dei tempi moderni dovuta proprio al fatto che da 2000 anni l'Occidente utilizzava unicamente un pensiero capace solo di fare calcoli logici e assolutamente dunque incapace di pensare con un'apertura molto più vasta. E oltre la sfera della logica, la sfera razionale tanto esaltata nei tempi moderni, vi è
la dimensione dei simboli. I simboli non sono segni necessariamente da interpretare, come ad esempio si fa nella psicanalisi. Quello può essere un aspetto, un tipo di approccio con i simboli, ma diciamo anche che è l'approccio più basso, perché i simboli sono precise forze che agiscono indipendentemente dal saper cogliere il loro significato attraverso appunto spiegazioni logiche e razionali. Non perché, attenzione, i simboli siano irrazionali, ma perché i simboli appartengono a una dimensione che è sovrarazionale. E allora Elmer Zola, al pari di Henry Corbin, di Julius Evola, di René Guénon, di Ananda Govarasvami, fa degli studi serissimi proprio su questa che è la potenza dei simboli, che su quella che è l'azione simbolica nella storia, che si manifesta spesso in quella corrente sotterranea che passa inosservata da chi vive semplicemente nel mondo della superficie, nel mondo della quotidianità e ignora tutto ciò che è anche alla base delle vicende quotidiane, che è la tradizione, che è questo mondo simbolico che, come un fiume carsico, come acque sotterranee, determina un fiume carsico determina la conformazione della superficie. E così in realtà tutto questo mondo degli archetipi, dei simboli, in realtà agisce in maniera pesante e imponente, ecco, sulla vita di tutti quanti. E cominciare dunque, come fecero i tradizionalisti, in questo caso parliamo anche di Elmer Zola, cominciare a cogliere questa dimensione sotterranea significa passare dall'esoterico, quindi da una dimensione esteriore del sapere, che riguarda l'esteriorità, la superficialità delle cose, alla radice profonda, dunque il sapere esoterico. Quindi abbandonare il sapere esoterico e superficiale per un sapere esoterico profondo. Un sapere, quello esoterico, che richiede una disciplina su se stessi e che è un patrimonio di quanti non si lasciano distrarre proprio da tutti quelli che sono gli eventi e la dimensione della vita quotidiana e tutte queste situazioni del mondo di superficie. E scendere dunque nell'esoterico, che significa? Significa che si penetra dapprima nella dimensione dei simboli e nel regno dei simboli, per poi superare anche questo e penetrare nella vacuità e in quella vuoto che supera ogni razionalizzazione, ogni concettualizzazione e anche ogni simbolo. Simbolo viene da symballein, significa riunire. Invece l'opposto di symballein è diaballein, da cui diavolo. Diaballein significa disgiungere, separare. E allora l'approccio simbolico che ebbe anche Elmer Zola ci apre a questa dimensione dei simboli, verso questo sentiero che porta in un orizzonte molto silenzioso, ma molto potente, altrettanto potente, che si trova al di là delle parole, al di là delle razionalizzazioni e al di là delle stesse interpretazioni dei simboli. E Zola intraprende questa via ardua, si inoltra nella dimensione esoterica, trasforma anche la sua vita, anche se, come vi ho detto all'inizio, resterà questo aspetto umano, troppo umano, perché nelle interviste lui si concede poco, parla come un mistico, ma poi nei fatti, ecco, fino al 2002 non nomina Evola per una ripicca personale, questo insomma la dice lunga. Però non si può negare la sua grandezza di studioso, e non si può negare che le sue opere sono molto interessanti, e anche lui, esattamente come Evola, come Govarasvami, come Guénon, rintraccia quelle analogie, quelle metafore di base che accomunano tutte le tradizioni di Oriente e di Occidente e quindi legano il nord e il sud del mondo in una sorta di completezza del Tao, perché l'umanità è unica. Allora ecco che la via di Zola, come quella di Guénon, come quella di Evola,
come quella di Kumarasvami, è una via molto rischiosa, è una via che appartiene a pochi. Zola insegnò all'Università di Roma letteratura anglo-americana, poi insegnò come ordinario all'Università di Catania, successivamente a Genova, dove insegnerò anche filologia germanica. E c'è un'opera monumentale che è I mistici dell'Occidente, che è un'opera veramente incredibile. È uscita prima con Garzanti, poi in 7 volumi con Rizzoli, ma ne sono state anche pubblicate 2 volumoni a caratteri molto molto piccoli. E la tradizione mistica è vista proprio come questa area segreta in cui si afferma da millenni la tradizione, intesa, come abbiamo visto nei video su Guénon, su Evola, intesa come unità eterna e quindi dunque permanente, che di una metafisica assoluta che si diversifica e prende corpo nelle diverse culture e tradizioni particolari senza mai esserne contaminata. Dunque Elémir Zola, esattamente come Guénon, come Evola, come Kumarasvami, rifiuta la logica dello scientismo e del progressismo. E poi si addentra nella dimensione mistica, che diventa la materia delle sue lezioni, e fa anche dottissime digressioni nella filologia germanica, conoscendo anche molto bene il tedesco. Fu un grandissimo studioso, di questo bisogna dargliene atto. E nonostante poi il suo successo e fama internazionale, fu isolato e aborrito dal mondo culturale, da tutta questa dimensione di intellettuali materialisti, no? Che non vogliono sentir parlare neanche di misticismo. Ed è per questo che è ancora più grave il fatto che lui abbia, proprio perché ha vissuto lui questo isolamento, lui abbia cercato di isolare e di dare il suo contributo di isolamento nei confronti di Evola per quanto riguarda il patrimonio tradizionale, perché qui bisogna andare al di là delle ideologie. Una persona può essere anche comunista, ma riconosce, ecco, come Massimo Cacciari, che ha riconosciuto, per esempio, che vi devo dire, l'importanza a livello europeo di quello che, ad esempio, Evola scriveva sul Dada, no? Sull'arte Dada. Comunque, scrive anche testi come I letterati e lo sciamano, un libro scritto in Sud America che ebbe in quelle zone una risonanza immensa, fondamentale nel 71. Che cos'è la tradizione? Che può essere una buona premessa per chi poi vuol leggere, ad esempio, Rivolta contro il mondo moderno, o anche altri, che è un libro abbastanza arduo da leggere, soprattutto per i giovani che non sono abituati al mattone e a ragionare filosoficamente. Zola, dicevo, rifiuta la visione scientista, individua nella metafisica orientale la possibilità di sottrarsi a questa, esattamente come gli altri tradizionalisti, esattamente come Evola, come Guénon, come Kumarasvami, e ricerca quelli, ne parlerà anche in un suo saggio sugli archetipi, proprio quei simboli che, avendo natura archetipica, si ritrovano in tutte le culture e che, a parere di Elémir Zola, l'Occidente ha voltato le spalle a questi simboli e alla potenza di questi simboli nella civiltà moderna. E nonostante il rifiuto dello scientismo, che spesso lo portò ad essere emarginato negli ambienti intellettuali, lui continua a scrivere anche con il Corriere della Sera e poi tornerà a insegnare a Roma. E poi devo finire il video, purtroppo, perché YouTube mi dà questo limite, però quanto ho detto è abbastanza per avere una panoramica su questo grande studioso. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.